Buonasera a tutti. Buonasera, però Eccaci così... Io. Aspetta. Io. Ti eh, toglierò. Esatto. Giovanni, ti lieto. <ride> buonasera a tutti. Opa. Ragazzi, allora, buonasera. Come avete sì. visto, l'argomento della serata, tanto per cambiare in questi giorni, è M-Team. Noi abbiamo deciso di dedicarci proprio con anima e corpo. Alla storia di questo team, a raccontare tutto ciò che va raccontato, non ci fermiamo perché diventa sempre più grave, sempre più assurdo quello che sta succedendo. È una storia che è mista tra rabbia e ridicolo. C'è una contrapposizione veramente che può essere uno stimolo, ma purtroppo è la rabbia un attimino che ci spinge perché nonostante le esilaranti cose che sono accadute che vengono alla scoperta ogni giorno che ci strappano comunque anche un sorriso dietro ci sono storie di dolore, di disperazione e ovviamente approfittarsi di questo dolore soprattutto delle famiglie ed ecco perché con noi questa sera c'è Giussi Campioni che è una delle madri delle famiglie di cui MT si sarebbe occupato, si è occupato del caso stasera Giussi ci racconterà in dettaglio che cosa è accaduto, cercheremo di capire un attimino di più l'operato di questo team italo-americano avete visto già che nelle scorse dirette molti anche altri streamer si sono occupati della questione, io ringrazio anche tutti i ragazzi che qui su Twitch si sono occupati della vicenda, si stanno occupando esatto. della vicenda, veramente ringrazio Palle Uomo, Guaidalf per le dirette che ho seguito le altre sere ringrazio per aver esatto. diciamo, condotto da noi anche tante altre persone non so se ci segue Alisha in questo momento, ma faremo una diretta insieme alla Liscia Griffanti, che è conosciuta a tutti come la diva del tubo, e la dottoressa Roberta Abruzzone e la dottoressa Papa mercoledì, qui sempre su Twitch. E Giussi sarà solo una delle prime a testimoniarci qual è l'operato di M Team, che chiamarlo M Team a questo punto è riduttivo perché abbiamo ben capito, mettendo tutti gli elementi insieme, che M Team è un solo uomo che si faceva chiamare inizialmente John Peschiera, ma è il Mirko Zeppellini. Ed è stato messo nero su bianco non solo dalla dottoressa Roberta Bruzzone, che è stata la smascheratrice di questo uomo, ma abbiamo visto che chi spalleggiava M-Team, oltreoceano, ovvero Chris Newberg, sentito ed ascoltato dalla Roberta Ray alle Iene, ha confermato che in realtà dietro questo team c'è solo... E unicamente John Peschiera Mirko Zeppellini, quindi ce l'ha confermato perché lui l'ha visto dal vivo. Come lo avevano visto dal vivo, in, cioè dal vivo, nel senso, tramite webcam, inizialmente sia la dottoressa Abruzzone che anche eh, ormai. Ehm... Diciamo uh, l'avvocato che ha abbandonato, no? diciamo, questo team che era Salvatore Petti Rossi. Vi ricordo, l'avvocato che seguì inizialmente, che sponsorizzava questo team dalle grandi risorse Italo-Americano, ma veniva semplicemente. Guidato tramite delle cuffie, l'abbiamo visto, l'ha anche dichiarato nei primi servizi delle Iene andate in onda gli anni scorsi, quindi ha anche dichiarato, come vi abbiamo fatto vedere, Guadalf e Palle Uomo nelle scorse dirette su un Lungo post che in realtà non è altro che un'altra delle vittime di M.T. Ma sicuramente riguardo a questo comunicato io ho delle perplessità perché conclude sull'identità di John Peschiera. Ma io sono una persona che mette gli elementi oggettivi insieme. All'epoca John Peschiera si mostrava in viso, ok? All'interno delle dirette Skype o qualsiasi altro mezzo. Quando ha cominciato a capire che c'era malacqua, ha cominciato a nascondersi anche dal virtuale. Quindi, appena ha capito che, diciamo, le cose non giravano bene, ha iniziato a nascondersi ulteriormente. Ma delle persone che poi hanno confermato l'identità, inizialmente questo John Peschiera che è mercoledì Pellini l'avevano visto, e tra questi c'era anche l'avvocato Petti Russi. Allora, quindi io spero di aver fatto una panoramica intera uh -huh. sul Quattro caso. minuti vi ha, vi ha riassunto tutti. Mi permetto io due parole e poi diamo la parola a Giussi, che questa sera è la nostra, diciamo. Beh, Parla lei, insomma, e tutti zitti perché realmente ci ha messo la faccia un coraggio enorme, questa donna che continua a essere presa di mira un po' da tutti, anche dal fuoco amico, e perché ha voluto, insomma, che quello che è capitato a lei non capitasse ad altri. Giusy, la mamma di Matteo, è da un po' che avrebbe voluto fare questa live. Poi un po' perché aveva partecipato al, alle Iene, un po' perché c'erano una serie di argomentazioni dietro, abbiamo un po' temporeggiato, anche perché per lei è un dolore. Ma quello che lei questa sera vi racconterà: no? è un po' quello di cui abbiamo già parlato anche con l'avvocato Gasperini. E noi in qualche modo insomma non ci avete creduto. E qualcuno continua a rimanere aggrappato a quella che è la versione di, di Francesca Bumonelli. Che è scandaloso crederlo. Però credo che la, la risposta che questa sera può dare Giusi e il fatto che lo, ve lo spieghi lei con la sua voce e ci metta la faccia non può lasciare dubbi di sorta a nessuno. E quindi insomma, la lasciamo parlare. Io vorrei un attimino no? raccontare, partire proprio dall'inizio, Giusi. Perché non tutti, molti sono curiosi adesso, sono appassionati al caso di M-Team sì. e magari alcuni che sono qui non conoscono la tua storia, quindi la storia di Matteo. Quindi sì. brevemente raccontaci di, di Matteo e come poi sei arrivata nelle grinfie di quei due, eh, perché sono due ragazzi, sono entrambi. Perché quando Giusti si avvicina a M-Team, la Bugamelli era già parte di M-Team, quindi qui non stiamo parlando. Di Mirko Zeppellini soltanto, stiamo parlando del duo. Prego, Giusy. Eh, niente, io ho avuto. Avevo un figlio di 19 anni che in poche parole voleva mettersi alle spalle tutti i suoi problemi. La depressione, il doversi rifugiare sempre in camera, eccetera. E aveva deciso di andare in una comunità una comunità della Papa Giovanni XXIII, dove noi ormai c'eravamo per due anni all'interno, quindi era come una nostra comunità. E Matteo voleva diventare una risorsa, non un peso, perché era di peso abbastanza, diciamo, eh, di 140 passachili e 1,85 m. E niente, sta di fatto che lui è voluto entrare lì perché, perché si era innamorato di Operazione Colomba. Operazione Colomba è una branchia della Papa Giovanni che in poche parole eh, vanno nei posti di guerra mh, per aiutare i profughi. Per esempio, ora poteva essere in Ucraina, logico, lo faceva come servizio civile. Poi eh, sapevo che quando ritornava, comunque a 19 anni non è che poteva partire subito eh, e si sarebbe diciamo fatto una scuola per poi entrare nel campo del lavoro, poi quando si presentava l'occasione avrebbe fatto anche il servizio civile. entrato, prima di entrare abbiamo fatto tutti gli esami, era tutto a posto, sangue, eh, dieta, tutto. <ride> e entrò il 9 di giugno del 2016, e lì eh, si trovava bene, da quanto ho capito, perché poi io partì il 9 di giugno, al mezzo del pomeriggio, poi io non lo vidi più. <ride> e niente, sta di fatto che una settimana prima eh, di morire, Matteo ha avuto dei problemi non indifferenti, iniziava a stare male, si trascinava, non, eh, non respirava bene, sentiva male al petto, ai muscoli e così via. Sappiate che c'erano 32 gradi. Hm? Lo facevano là. giustamente, doveva fare i suoi compiti di lavori, così per stare naturalmente dentro. Alla, diciamo alle regole perché lui ha detto le regole io devo seguire lì perché tu mamma e papà le regole non le seguirò mai così per stare distante anche dal frigo mentre se sto a casa il frigo lo apro ogni 5 minuti bene quel 9 di giugno mi rassicurò mi diede un forte abbraccio il suo ultimo bacio e mi disse mamma non ti preoccupare che quando tornerò Stai tranquillo, sarò un figurino e saranno le ragazze a cercarmi, non io a cercare loro. Questo me lo ricorderò sempre per tutta la vita. Va bene, parte. Come vi ho detto già una settimana prima, è stato male. Lui ha subito parlato con gli educatori e non gli hanno dato molto retta perché lo vedevano grande, grosso. No? E lui chiedeva aiuto. Chiedeva di telefonare alla sua mamma, giustamente a 19 anni, ma eh, loro l'hanno preso in giro, dicendo: eh, Adesso a 19 anni dobbiamo chiamare la mamma, ma quando voleva me è perché stava male veramente. A questo punto, tre giorni prima di morire, Matteo si è aggravato, iniziò ad avere un'acidosi molto forte, iniziò a camminare quasi niente, e, scusate, vomitare, andare in bagno e così via. Quindi indebolirsi in una maniera pazzesca. Dopodiché ehm, dopo, eh, lo facevano lavorare lo stesso, benché lui dicesse io non sto in piedi, invece lo dicevano va a lavorare, non, non raccontare balle, eccetera. Vabbè, fino al giorno prima di morire l'hanno lasciato lavorare giorni prima sotto il sole cocente il giorno prima invece a tagliuzzare la frutta, la verdura, benché lui chiedeva aiuto. Sta di fatto che poi finalmente lo portano dal medico. e, e Lui era due giorni che lo mangiava, era due giorni che vomitava sempre, benché non mangiava niente e aveva i conati di vomito. No? E quindi l'hanno portato finalmente dal medico. Io non sapevo che mio figlio stesse male. Non aveva un cellulare con sé, perché gliel'avremmo dovuto portare il quarantesimo giorno, perché lui mi disse, mamma, se io ho il cellulare, poi mi viene la malinconia e voglio ritornare a casa, come i bambini, no? E niente, eh, sta di fatto che pomeriggio lo portano, lo portano dalla dottoressa, la dottoressa vede che è trattato. a quel punto, benché sapeva che era ormai giorni che lui vomitava, andava in bagno, eccetera, gli ha dato dei sali minerali per bocca, delle enterelle per bocca e nella, diciamo, nel caso in cui ne avesse avuto bisogno del plasil in fiale. E niente, eh, il giorno 13 di, alla notte, del do, tra il 12 e il 13 di luglio, Matteo... Tutta la notte non è stato bene, ma nessuno ha dato l'allarme, non c'erano neanche gli educatori veri propri, c'erano solo dei volontari che dormivano e mentre gli educatori dormivano a casa loro. L'indomani mattina Matteo eh, fa per andare a colazione, ma si trascinava così mi hanno detto che si trascinava, girava gli occhi. A questo punto gli hanno detto: quando parlava vai su. È andato su. Eh, è andato su anche un altro ragazzo e gli fa mi raccomando Matteo chiama eh, se hai bisogno lui ha visto che ha storto gli occhi Matteo ha storto gli occhi quindi erano le otto e mezza chiama eh, incontra la direttrice e dice guarda vai subito, vai subito su perché Matteo sta male cioè andate su bene questa anziché di andare su perché lui era al piano di sopra eh, è andata in ufficio ha lasciato detto all'altro educatore e poi è uscita senza, dalla, dalla comunità perché aveva un altro utente fuori e per, eh, perché aveva da fare. Quello che invece aveva lasciato detto è, è rimasto davanti al computer fino a quando non c'è stato un, il suo compagno di stanza che era andato su un attimo che ha visto Matteo con gli occhi fissi e la bocca aperta e non respirava più. E ci sono tante cose, naturalmente, che io l'ho saputo a mezzogiorno e mezza, eh, dicono che è morto alle 10:27, e, e, e quindi io sono stata l'ultima a, a sapere che mio figlio stesse male. Mi avevano detto che era morto di infarto, non è così. Perché facendo la torsia a Matteo hanno scoperto che in poche parole non è che si vedono, però. Un, un medico che se ne intende dice: Sicuramente: questo ragazzo ha avuto la mancanza di sali minerali, la mancanza, diciamo, proprio che il cuore si è spento, no? Bastavano delle flebo e Matteo sarebbe ancora vivo. Quindi, era eh, la denuncia che io ho fatto dopo due anni e mezzo perché ho incontrato i ragazzi. Sono andata a cercarmele io, ho dovuto fare le ricerche io, ho fatto l'investigatrice. Finalmente ci sono stati dei ragazzi che sono andati davanti a una telecamera a dire quello che è successo a Matteo, ma non è servito a niente perché, perché lì si tratta di Chiesa. e la chiesa Giuseppe, Ehi. Fammi dire due parole: allora, in buona sostanza, no, che è quello che Giuseppe ha sempre ripetuto nelle varie interviste, anche quando andava diciamo da, dalla Bugamelli, no. Giusy eh, non è che volesse, diciamo, vedere qualcuno in galera, volesse semplicemente che venissero accertate, qualora, cioè, accertate le responsabilità, ma più che altro perché dall'altra parte hanno subito liquidato la cosa e lei, da delle persone dalle quali si aspettava un sostegno, invece sembra quasi che tutti quanti si siano spaventati di quello che poteva succedere quando ancora Giusy non lo pensava e quindi hanno cominciato a sparire. Quindi lei poi ha visto questa, diciamo, eh, questo modo in cui hanno iniziato a non relazionarsi, quindi questo distacco che c'è stato, questo voler chiudere in fretta la cosa e quindi non ci dormiva la notte e, e da lì è iniziata la sua l'essere investigatrice. Questa discussione, io e Giusina abbiamo parlato tanto al telefono diverse volte, no? voi dovete capire che quella lì è una comunità per... Ex tossicodipendenti, ex quindi insomma ludopatici. ludopatici, quindi è un po' come la storia no? di San Patrignano piuttosto che adesso ce n'è un'altra su fanpage. No, e il dubbio quello che rode molto a Giussi è che in quell'ambiente continua ad usare quel pugno fermo che non è che perché Matteo non fosse un tossicodipendente, avesse magari una dipendenza da cibo, ma sempre dipendenza è. Va trattato come un animale, ecco, quindi era volontario se, poi. Mattio, eh. Se continua a esserci questo pugno fermo, no? Che forse da una parte per tanti anni ha dato diciamo dei risultati, perché non so se avete visto San Patrignano, no? Alcuni ancora lì dicono era giusto così, altri ne sono usciti devastati. Ma non è accettabile oggi, non si può accettare una cosa del genere. E quindi quello che fa male a Giussi ancora oggi non è tanto che nessuno abbia pagato perché non gli interessa, è il fatto che senza una missione di responsabilità potrebbe esserci presto o tardi un altro Matteo, che è diverso dal cercare per forza un colpevole, cercare vendetta, non è mai stato nel pensiero di, di Giussi, no? Però è chiaro che anche se tu parti con tutta la buona fede del mondo, no? quando ti ritrovi porta in faccia, come se tutti volessero negare, come se tutti dietro le spalle dicessero forse hai ragione, ma se poi vai, vai davanti a, al mondo c'è sempre qualcosa da nascondere perché probabilmente è l'ambiente ecclesiastico un po' che, sì. che, che turba questa cosa, fa rabbia e quindi magari poi ti lasci prendere. E fondamentalmente quando ti avvicini al me team tu in che situazione eri cercando ah di aperte ero proprio disastrata al 100% perché proprio non me l'aspettavo questo abbandono perché evangelizzare diciamo non è da quello del... no? mm -hmm. non è quello cioè non so che dio evangelizzavano loro anche perché noi dovevamo aprire una comunità e e Matteo era contento perché diceva: Va bene, avrò tanti fratelli, no? Fratellini, fratelli. Non sapevamo ancora che tipo di comunità si poteva aprire qui. Noi eravamo mentre lui era lì. Noi eravamo alla ricerca della casa, insomma, no? Eh. Eh, che tutto una, una casona, ecco. Sta di fatto che, appunto, ci hanno abbandonato e, benché io avevo chiesto di starmi vicino, e dal dunque avevano. Eh, ho scoperto che appunto non era morto d'infarto e in più il 16 o 17 di febbraio del 2017 hanno archiviato. Bene, da quel momento non ho più visto e sentito nessuno. La comunità è rimasta qui, però vabbè, siamo andati da altre parti, no? E a questo punto, niente, io ero proprio mh, molto amareggiata. In più avevo un avvocato che eh, non mi dava soddisfazioni perché io avevo bisogno di un avvocato per dargli fiducia. Dovevo mm -hmm. dargli fiducia, dovevo credergli, ma eh, eh, mi, cioè, non è che trattava molto bene. Quindi un giorno eh, io do: diciamo così, di solito noi mamme che abbiamo perso un figlio ci rincuoriamo. Ci rincuoriamo e uh -huh. quindi ci scriviamo delle frasi, no? Eh, uh -huh. O giustizia, e verità, oppure, non so, eh, dare una carezza alla mamma che in quel momento sta, sta soffrendo con delle parole che potrebbero, visto che l'ho passata anch'io, poterla, diciamo, aiutare no? in qualche maniera. E mentre scrivevo, a un certo punto viene sotto una scritta M team. Con, su, con scritto signora se vuole le diamo una mano noi poi eh, ci sentiamo per messenger perché non sentiamo mi scrive su messenger uh -huh. io dovevo decidere non ho subito deciso logicamente perché dovevo dirlo al mio avvocato uh -huh. perché eh, loro volevano che questo avvocato collaborasse con loro no Cosa che il mio avvocato non mi rispose, e a questo punto io lo lasciai, gli diedi, diciamo, gli levai il mandato. Ma lui non era contento che, e mi diede la carissima e gentilissima avvocatessa, eh, mi fece conoscere Saboreale. Ci volle un po' però prima che ti desse questo avvocato. Sì, infatti, perché era il, il 13 di dicembre quando io ho sottoscritto, Avevo, era il 24 di dicembre che ho fatto due bonifici. Era il mi sembra il gennaio quando ho sentito parlare la l'Abruzzone eh, del 2022. Ma io ormai avevo già dato tutti i soldi, quindi eh, mi sono rimasta un po', diciamo, col fiato corto, questo è sicuro. Vabbè, comunque. e in più mi chiedeva di togliere il medico, il medico legale, il quale, quando, eh, guarda caso, il giorno che si presentò l'avvocatessa Moreale mi disse no, non lo levi, lo richiami perché ormai avevo levato il mandato anche a lui, no? Invece lei no, no, la prego, la lo riprenda, perché è l'unica carta che abbiamo di buono, no? E infatti, vabbè, mi costò un occhio della testa, ma lo richiamai. Eh, perso cioè, Giussi, tua iniziativa avevi tolto diciamo la consulenza. L l sì. in, sì. il, medico, il medico, il medico me lo faceva togliere lui, non ce lo voleva, ma no, perché, perché doveva dartene uno lui, lui? No, ma ti spiego perché perché il medico legale molto più furbo di me, ha detto: Non, non si sa chi è M Team, non trovo un numero o una via di M Team. Non, io non ho fiducia, io devo parlare con un avvocato in Italia, cioè non posso parlare in America con persone che non conosco. Certo. Infatti l'avvocatessa è arrivata un po' dopo, diciamo, della, del, del medico e lui è, è, e poi logicamente si sono sentiti e così via. Dopo... Una cosa giusto, questa per i, i professionisti dovrebbe essere la prima riflessione da fare, no? Perché non si è mai visto in Italia? No? Io conosco tantissimi professionisti no? del settore forense, ho imparato in questi anni anche insieme alla dottoressa Abruzzone, che comunque l'operato solitamente è trasparente. Un professionista come sicuramente questo medico legale ci ha visto qualcosa di losco, no? perché dove si è mai visto che un qualcosa diciamo, inerente al Forense, abbia tutto questo stato di segretezza, no? questo anonimato, oppure addirittura non riuscire neanche banalmente a trovare una sede, un recapito specifico. Quindi questa persona ci ha visto fondamentalmente, sapeva il fatto suo. Quando Zeppellini individua questi soggetti che alimentano il sospetto nei clienti o potenziali clienti, ovviamente cerca di allontanarli. Diciamo è un po' quello che è successo con me, la storia di Mario Biondo che stava per entrare in contatto tramite una conoscenza in comune e da lì è partito poi il bombardamento di MF perché diciamo questo è il suo modo di agire quindi lo vedete c'è stato raccontato è confermato che fa così e quindi sì, poi... Sì. poi niente sta so di fatto aspetta che... però volevo chiederti un'altra cosa Giussi nel frattempo tu avevi già partecipato a delle live con Francesca Bugamelli e lei ti chiamava mamma Giussi sì. qual era il sì. rapporto con lei? Cioè com'è che si è entrata in bella, era un rapporto veramente bello, da madre a figlia. Cioè eh, noi eh, ci siamo sentite qualche volta, però diciamoci la verità, a febbraio del visto che lui si è subito eh, fatto conoscere a febbraio del 2022 io bloccai lui. Io lo bloccai perché mi gridava sempre io ho detto, vabbè, perdo i soldi, arrivederci, buonasera, ma io con una persona così non ci vado avanti, perché veramente faceva perdere la testa. A questo punto mi chiama un numero, ma è italiano, no? Cosa fai? Rispondi. E era la Bugamelli, la Francesca, che ha cercato di mettere pace e c'era riuscito, mi ha ripassato lui. Ok. Dimmi una mi... cosa, perché ti urlava? ma cioè, arriviamo a questo ma perché mi urlava, urlava per delle tavolate cioè nel senso io non so eh, potevo sbagliare anche un qualcosa eh, non so dall'italiano all'americano per dire ma qualunque cosa cioè lui mi urlava mi urlava perché io gli facevo delle domande e anziché di rispondere mi urlava per quello che io lasciato, lo volevo lasciar perdere Evidentemente, erano domande scomode, no? magari tu facevi. No, sì, erano domande scomode per lui. Puoi raccontare quel, eh. quel passaggio in cui diciamo, vi, vi, vi mandava a commentare in favore di MT? Metto, eh, contro eh, la noi, ricevevamo, noi ricevevamo su WhatsApp dei comunicati dicendo andate lì, per esempio con Chiara Chat o con la Buzzone, cioè qualche parola ci telecomandava. Ok, e posso io chiederti la... una cosa molto diretta, Giuse. Allora, tu non so se ti ricordi tra le varie live, non, non mi ricordo nello specifico proprio di te, diciamo in generale, più mi ricordo, diciamo, una delle maghe un po' più agguerrite che era Santina Biondo, no? che ci è venuta contro nelle live, parecchie live e comunque. Che cosa succedeva non direttamente, però, Francesca Bugamelli nelle sue live diceva che noi personalmente vivevamo insultati, ricattati, perseguitati, minacciati. E ovviamente, non c'è stato Mamma. mai però. Non c'è stato mai un, un negare, no? In generale, da parte vostra, adesso metto anche te all'epoca, poi abbiamo capito adesso com'è, quindi figurati, avercele non ce l'ho neanche con le persone che non si sono fatte avanti come te, perché ho ripetuto già in altre live, altrimenti avrei denunciato, mi ho capito benissimo qual è la situazione, io vi sono vicino. Ah, cioè, Però, quindi tu confermi che loro, diciamo, hanno creato in realtà tutto questo e voi, tra virgolette, senza chiedervi il perché. Secondavato un po' quello che veniva scritto su questa sotto sì. di copione. Eh, lui ci aveva spiegato delle cose che ora non mi ricordo più, cioè, direi delle bugie perché io quelle cose lì, cioè a me, petegolezio, cose di questo genere. Non mi, danno... no, non mi interessava. E infatti, io avrò scritto due volte alla Bruzzone e, e basta, dove appunto mi, mi, mi ricordo che mi disse: Sappia signora Campioni che lei sarà. Denunciata. Ma avevo scritto, avevo scritto Bruzzone Cocodè, eh? è... sì. <ride> ma dimmi una cosa, Giussi: ma se non scrivevate, si arrabbiava lui. Vi controllava no. se facevate quello che diceva? No, 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 no questo, no, quello assolutamente no. E, eh, lo facevamo perché lui ce lo diceva e per far piacere a lui. Ma io non sapevo che cosa ci fosse fra di voi, io non sono entrata a dicembre del 2021 cioè queste cose erano passate no in non... realtà no Giussi ti dico che è cominciato tutto dal nulla perché prima del dicembre 2021 io non conoscevo neanche l'esistenza di Francesca Bugamelli e comunque non c'era stato neanche questo scontro così attivo con l'M Team con il... parte proprio tutto dal dicembre 2021 ma Diciamo il boom sia sì, a gennaio 2022, neanche noi conoscevamo effettivamente così. Io mi sono. Ritirato... c'erano dei litigi, S ma non sì. tutti, cioè non c'era questa... neanche diretto. Nel mio caso riporto sempre a me che adesso faccio un po' difficoltà a ricordare tutte le accuse dei singoli. Eh sì, beh, che... certo. Lo ricordo di me che venne gettato in questa live Bruzzones Sgate con l'accusa di aver utilizzato vari fake e da lì è rimasto tale. poi non è stato mai smentito, no? perché solitamente loro sono abituati a portare queste documentazioni, ma io sto ancora aspettando un certificato che attesti, quindi tramite Questo polizia postale, non tramite di Mirko Zeppellini, che io sia effettivamente ah. un fake... Eh, eh. E ancora allora, deve pervenire questa cosa, però noi sì, ci siamo ritrovati sì, come te in quel momento lì, cioè è scoppiato tutto quanto insieme, mi sono trovato accusato dall'M Team, dalla Francesca Bugamelli e anche dalle famiglie, perché purtroppo più volte tra le accuse fatte dell'M Team c'è che io abbia contattato singolarmente voi che vi abbia minacciati, insieme ovviamente alla mia associazione a delinquere Bruzzone. Vabbè, no. Io non ho avuto nessuna minaccia da parte di nessuno al massimo. Hanno cercato qualcuno di aprirmi gli occhi, ma io non, eh, non rispondevo. Eh, ho risposto quando ho potuto rispondere. Infatti, sono qua. Qualcuno e... poco fa ti chiedeva quando hai cominciato ad aprire gli occhi, quando lui ti negava insomma, questo bonifico, quando è che è cominciato ad avere no, no, no. no, no. Quando, quando ho cominciato e quando ho visto la live della Bruzzone. Ah ok che mi sono che era, era gennaio 2022. Uh -huh. Io la conoscevo solo tramite live che parlava male di questo di personaggio e io non ho potuto aprire bocca a dire niente per il semplice motivo che ormai io avevo già dato 6.000 e passa euro. Okay? Poi vabbè, a febbraio ho avuto. A febbraio avevo avuto questa... perché quando mi arrabbio io spengo tutto, arrivederci buonasera. Però poi abbiamo ripreso... Fatto <ride> sì, vabbè, no, più pensavo anche ai miei soldi. Cioè, cioè, sì, hai ragione. Va Mi racconti, anzi racconti ai ragazzi quando lui ti ha detto che in verità eh, si trattava di omicidio e non di morte ah, naturale. Sì, cioè, in poche parole... Aveva detto: Guarda, per me è omicidio volontario. E io gli ho detto: A me sembra un po' troppo, ma anch'io l'avevo capito che era un po' troppo. cioè Io sono una profana, no? Però mi ha detto: 'Ma guarda, che lì avendo dato, avendo dato quel medicinale che non era prescritto da nessuna parte, sicuramente sarà poi omicidio volontario.' Vabbè. Io lo Questa teoria da male. chi veniva supportata dal John Peschiera, chiamiamolo così, c'era cioè, John Peschiera Jonathan. che gli diceva Jonathan uh, Benami. Ah, era Benami, scusa, mi faccio Benami. un po' si Era già, era già trasformato. Sì. E quindi era... questo era... Jonathan che Benami di lavoro. Eh? No, dico che questo Jonathan di Benami su che cioè lui come si presentava perché poteva farti ah, con sì, me, di, perché... di tipo America, con, eh, no, WhatsApp però con lo schermo tutto nero. E perché mi disse che lui faceva parte di investigatori FBI e così via, e quindi non, non poteva farsi vedere. Ma questo mi ha rafforzato anche eh, la cosa. Allora, cioè, come ci succede... chiedono, eh? qui ecco che collegata alla domanda, ci fanno che consulenza dovevano produrre? e Hanno prodotto? Quindi perciò mi riaggancio: nessuna un attimo. consulenza che... hanno prodotto neanche scritta. E dovevano scrivere questa consulenza per trovare eh, quali potevano essere eh, i vari, diciamo, punti da mettere in, in risalto, cosa che invece non hanno mai no. fatto. Perché era e... ben difficile accusarli di, di omicidio, no? Ma Magari sì. ci poteva essere omicidio no, colposo, ma non di certo Volontario, volontario. No? Eh. <ride> comunque, a parte questo. Chi ha lavorato è stata l'avvocatessa. La, la, Lui non ha fatto proprio niente. ha cioè, ha passato le carte che potevo passarle io direttamente all'avvocatessa. Arrivederci, buonasera. E diciamo e che io, questo a te un po' ti ha, ha morito, sì, sì. perché comunque hai avuto questa assistenza. Eh, beh, ma io stavo abbastanza... iniziando a vedere gli occhi eh, quando vedevo che non mi, non mi arrivavano mai questi soldi anche. Cioè, io quella telefonata l'ho diciamo registrata, che io non registro mai niente perché non sono la tipa che registra. Però, quando si trattava che parlavamo di soldi, in più quando lui mi diceva di tutto, io lo registravo perché era, era normale, no? <ride> cioè, cioè, come mai mi... e lo, poi lo facevo sentire a mio marito, no? Ecco tutto lì, e che lui mi disse: eh, ma sono son dei truffatori, lasciali perdere. Vabbè, Io, tuo marito lui. questo lo diceva perché aveva già, diciamo, captato qualcosa lui o perché aveva sentito poi no, in giro. È aveva... che quando noi abbiamo fatto il primo bonifico, lui mi disse che non era arrivato ancora nulla, ok ero qui in questa stanza, e era il 23 di dicembre. Il primo l'ho fatto il 15 di dicembre. E ha cominciato a urlare dicendo che eh, non poteva andare avanti con eh, il caso perché doveva pagare i suoi, diciamo, chi lavorava con lui, sono detti e quindi e, e urlava. <ride> allora mio marito gli disse Lasciali perdere che, è un che sono dei truffatori! Perché si arrabbiava anche lui quando mi vedeva che mi trattava così, no? Male. E io a metterci la pezza, no? Perché ormai io avevo già dato questi soldi. <ride> e quindi, vabbè, comunque. Il 24 io do l'altro bonifico, sì, do l'altro bonifico e non l'ho più sentito nessuno perché perché era eh, il eh, periodo natalizio e comunque mi diceva eh, mi diceva che eh, perché io gli chiedevo ma questi soldi sono arrivati lui mi ha detto guarda c'è l'amministrazione chiusa quindi non te lo so dire fino dopo <ride> dalla cantina lo, lo, dallo scantinato chiesa la... <ride> c'è l'ufficio dell'amministrazione chiuso io sì. rido per il piacere logico no lo e io ci ho creduto perché ho detto vabbè se ha dei lavoratori è normale che durante le feste sì. ci siano vabbè comunque lui lavorava mattino e sera eh, anche a natale a Pasqua cioè, tutte le volte e niente e poi appunto, una... posso già passare la telefonata? L'avevi la, la già sentita, no? No, eh, aspetta, la telefonata eh, ci arriviamo, no? Chiariamo bene questo punto, che adesso vi faccio sentire anche un minuto, no? Allora, mh, lei fa il bonifico a Liban, corretto, però chiaramente lei conosce M-Team, quindi nel bonifico cosa scrive M-Team? lui cosa fa? vede M-Team dice no, non dovevi fare M-Team dovevi fare TBCD ora ragazzi cioè, chi, se c'è qualcuno qui degli utenti della Bugamelli cioè, ragazzi, l'Iban è lo stesso quindi con lo stesso Iban i soldi arrivano comunque domani fatevi un bonifico di un euro avrete una prepagata scrivete un Iban fate un euro scrivete che li ho fatto a Napoleone Bonaparte e vedrete che il bonifico arriverà comunque, cioè non, 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 non c'è storia. E possono esserci dei ritardi, tutt'al più se c'è un, eh, un intermediario per un bonifico internazionale, ma to, cioè, nel giro di una settimana, barra dieci giorni, sti soldi o sono sul sì, conto di Giuseppe o sono sul conto della TBCD, non possono essere da un'altra parte. Non, non spariscono invece, nel letter fino al 3 giugno, che è la data in cui registra questa famosa telefonata, e lui insiste che non sia così. E io adesso te ne faccio sentire proprio un minuto e mezzo, perché lei glielo urla, glielo dice. Gli dice eh, che, che non è vero, che, che appunto il, il bonifico è stato fatto sullo stesso... Pronto? Non sento più niente, mi sentite? Sì, Adesso sì. sì, quindi allora ve lo faccio sentire un attimo. Che l'MTim non ha ricevuto questi soldi. L'MTim ha cercato di aiutarti dopo che ti aveva detto di fare un un modo al tuo direttore di banca in Portogallo, non lo ha fatto. Sono passati mesi. Alla fine siamo intervenuti noi per cercare di aiutarti. Siamo riusciti ad uscire da questo bandolo del cavolo di capire dove eravate mandati e abbiamo chiesto, abbiamo fatto correggere all'ufficio estero io, per mandare da noi io non ho è parte. Parte. io ho, ho, ho solamente sbagliato, sbagliato il nome ah, ecco ma questa è la verità appunto non te li dobbiamo noi noi siamo intervenuti per cercare di ridarteli allora eh, tu mi hai detto prima che me li avresti anticipati? Hai già cambiato, cambiato. Io ti ho detto che non è negoziabile il fatto che lasci una mail. Quindi tu, attenzione, se io adesso non ti anticipo dei soldi che non ti devo, e sei un avvocato presente? Sì, sì. Te lo può confermare? Sì. Se io tu mi chiedi di darti dei soldi che non ti devo, ma te li anticipo e solo quando tu vedrai i soldi, che tra l'altro ti sto facendo una cortesia, allora dirai la verità su di noi? No perché io non ho detto niente contro di voi. Abbi pazienza. Allora, tu hai detto abbastanza. Allora, la cosa non è negoziabile. O si racconta la storia per intero, in vera, diretta, o facciamo come tu hai minacciato a Santina, che entro dieci giorni se io non ti do dei soldi, tu metterai su internet che non ti paghiamo e che abbiamo preso i soldi. Allora, intanto per iniziare, io ti dico una cosa. Jonathan. Dal momento in cui io vedo i soldi... Conto. Ancora! Allora... Non te li devo dare io! Eh, eh, si chiama istruzione! E qui mi fermo. Allora, cioè, pensate bene, no? Di mezzo c'è la, la signora Biondo che cerca di mediare, cerca di far recuperare questi eh. soldi, poi in qualche modo ci riesce perché lo convince. E... Pensavo si sentisse il bonifico, però si sente lei che gli dice chiaramente io ho sbagliato solo il nome. Quindi cioè quello è un dato di fatto. È Però non un... solo, dopo il giorno stesso io l'ho corretto. Infatti esatto. team esatto. c'è il documento che viene fuori TBCD, cioè, ed è stato spedito il 16 di dicembre con TBCD. Abbiamo i documenti in mano, no? Che lo esatto. dicono. Ma una domanda così, ma questa TBCD poi ti ha fatto una fattura. Ma va. No, c'era tuo... il bonifico, eh? eh il non bonifico. ne mettono fatture dei servizi, le cose. No, il... che... io, se pago, io se pago un servizio ci sono delle fatture. no? no? Fattura, anche se pago, anche fattura... se pago il mio avvocato, allora, vengo fatturato. Era eh. nel contratto, in poche parole me l'ha fatta, ma una pseudo fattura con un 2% di IVA, perché diceva che il 2% è l'IVA che si paga in America ok Quindi, ci potrebbe fatto, esatto. di 3.000 3.060 ok un po'. ma che cosa che... bella, sai qual è Giussi scusami poi ti lascio la parola che comunque tu l'hai e... fatta impazzire in questa telefonata no perché non ti sei piegata cioè ora uno si, si concentra su di lui no perché ti dice un sacco di insulti, ma tu sei stata grandiosa, perché tu a, a, mo, cioè a un certo punto mh, ti viene un'ansia perché si capisce proprio che sei sofferente, no? Ma lui cerca di girarti in tutti i modi e tu sì. non c'è di un passo, cioè lo prendi pure in giro, va non me li devi dare, me li vuoi anticipare, me li vuoi regalare, basta che me li dai. E lui è pazzo, perché poi in tutto questo c'è la storia della, della mail, perché lui è andato di matto perché ce lo vuoi raccontare, Giusy? Allora, in poche parole, le, eh, lui diceva che c'era di mezzo la Cazzaniga, che dovevo fare questa email, giusto? Tu parli di quella, no? Me l'hai storta la email, ho dovuto farla l'email per la dottoressa Cazzaniga, una, una signora. Per me è stupenda, per me so, siete tutti stupendi, quindi non ho nessun problema. Quando mi passano i piedi allora lo sono meno. Però a parte questo, cioè io ho dovuto fare questa mail alla dottoressa Cazzaniga e non mi ha più risposto, non mi ha detto niente, è finita lì. Però ho dovuto mandargliela così lui me l'ha messa ben lì davanti, eccetera. Ma questo era per calmare, per calmare gli animi. e eh, Ho detto: no, qua devo farla per forza <ride> visto che eh, me la istorce, io lo faccio. Qual era? Dopodiché la... cosa? Per calmare gli cosa? animi, perché qual era la, mh, il gioco psicologico che vi faceva? No? Perché non dovevi stare zitte, dovevi. Eh, qual era? Perché, la... perché altrimenti erano. Eh, cioè, a parte tutte le minacce, no? Perché lui non sapeva altro che fare minacce. E però io avevo anche a che fare con un marito che sentiva tutte queste. grida no, quindi... il discorso delle, della responsabilità degli altri casi, no? Che lui vi diceva sempre sta cosa, che gli faceva ah, sentire la cioè, responsabilità rammenta tu perché tu sai tutto e ce l'hai in questo momento no, nella telefonata io... c'è un passaggio in cui praticamente lui dice che va giù tutto ah, se... sì, sì che la colpa era mia perché lui diceva all'avvocatessa che voleva assolutamente che tutti eh, di, di lasciare il mio caso perché altrimenti eh, se non lasciava il mio caso anche gli altri casi sarebbero caduti a quel punto, vabbè, mh, normale che io intervengo e dico, ma scusa, ma cosa c'entrano gli altri? O oh, mio figlio in questione, no? In poche parole, doveva essere così, sui soldi. I soldi sono una cosa, il caso è un altro. Comunque, poi dopo una, un 13 giorni, così, mi arrivano sul conto corrente di, di, di mio marito. 2876 euro, una cosa così. Non i 3060, perché 180, benché lui dica che era il cambio, ma io non sono scema, ho fatto il cambio, ho visto che erano di meno. In poche parole si è trattenuto eh, lui, non lui, la sua banca ha trattenuto 180 euro e l'ha fatta pagare a me. Ok? Ecco, le spese la fate pagare a me. Dopo che lui ti fa questo bonifico, intanto ai tempi della telefonata tu avevi rapporti con la Bugamelli? A giugno, sì, sì. insomma. Sì, sempre. A Ma, okay. sempre. Ma voi vi sentivate proprio con lei? No, no, eh, diciamo che no, non ci sentivamo. Eh, appunto, sentivo queste cose che voi dovevate andare a prenderla, rapirla, eccetera. E io ero lì che la consolavo, e mi, dicevo, mi gli ho detto, ma dai, su, ma cosa vuoi, eccetera. No, io gli dicevo così, e sì. ti sono vicina, amore giallo e così via, no? E Però era la... un legato là, cioè quindi lei ti chiamava Mamma Giussi, ma non è che cioè, avevate questo rapporto al di là della No, della... no, 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 io sono. Una persona, una mamma che si innamora di tutti. Nel senso che per me siete tutti figli, no? E allora io, do tutto il cuore, faccio male, evidentemente. Ecco. No, non fai male, sono gli altri che devono vergognarsi. Giusto. A comunque, quindi arriviamo, questo... lui ti eh. fa il bonifico e tu, comunque, insomma, i rapporti come vanno con lui dopo che ti fa sto bonifico? Bene, bene. Arriviamo all'archiviazione prima dell'archiviazione, lui ti chiama, mi hai detto. Sì, e mi e dice: Stai tranquilla, che ho parlato già. E questo ce l'ho la telefonata. Ormai eh, sì. mi ero abituata con lui a prendere. Eh, dove, appunto, mi dice che lui ha parlato con eh, il giudice di Forlì, o il PM. Adesso non dico, non voglio dire bugie, che sicuramente saranno rinviati a giudizio e gli ho detto va bene ok poi io scusami, Giussi, scusami 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 flussi di coscienza forse non ci siamo capiti ti okay. rispondo adesso e poi ti ignoro il truffatore ha, si è preso 3.000 euro per non fare niente quei 3.000 euro è stato obbligato perché giusi voleva Mettere i manifesti su tutti i social e in più aveva un contatto diretto con la Cazzaniga e chi l'ha visto, e quindi era lì lì per fare scoppiare la bomba, quello l'unico motivo per cui gli ridà una parte dei soldi, anche perché per intercessione della signora Biondo, dell'avvocato che comunque ormai era stato messo in mezzo e quindi aveva detto: Sti soldi glieli devi dare e perché la, la, la signora Giusi, nonostante tutto, non si è più lasciata abbindolare. Quindi lei ha riavuto queste 3.000 euro ma le 3.000 2876. euro precedenti, le 2.876, ma le 3.000 euro di prima le ha truffate perché lui non ha consegnato alcuna consulenza, non ha fatto nulla, lo studio del fascicolo se l'è fatto l'avvocato insieme alla madre, lui si è preso 3.000 euro per non fare niente, non ha pagato neanche l'avvocato. Quindi quella si chiama truffa. E non ti preoccupare perché ci sarà un giudice a sancire ciò. E questa truffa non l'ha fatta soltanto il caro Zeppellini, ma c'è anche la vostra amichetta in mezzo. Questa si chiama truffa. Ok? Lo stabiliamo per carità. Però qui è la truffa: gliene ha dati 6.000 e gliene 6120. era restituito 6.120 e gliene era restituiti, restituiti 2.870. Quindi, se a casa tua questa non si chiama truffa, fai un po' tu. Qui siamo no, ma... 279 persone che penso che possano concordare su questo. Cioè, io veramente, ragazzi, cioè, ma, ma, eh, eh, io mi auguro che tu sia Zeppellini. Cioè, proprio, io me lo auguro perché c'è cioè, pure là, il disegno di una brava. Io mi auguro che sia veramente tu, perché se, se siete così giovani e avete il coraggio di venire qua a guardare una madre che ha parlato in questo modo e rispondere così, cioè, voi vi dovreste soltanto scavare la fossa e sotterrarvi. Stare lì non uh, per morire, no? Sare lì proprio sottoterra un bel po' e poi magari mm. risorgere, magari non lo so. Cioè, mi, mi parte l'embolo, ragazzi. Allora, so, intanto so. per iniziare, scusami, intanto per iniziare, wow. io ho solo richiesto i miei soldi indietro esatto. e non ho estorto niente a nessuno. Esatto, Tanto per iniziare, perché si, chi si permette di dire una cosa di questo genere io denuncio. Chiunque ok? Ecco. Brava. io sono brava buona ma se mi pestate i piedi allora denuncio no allora Giussi non possiamo essere più bravi e buoni e lo dico anche se ci sono i ragazzi a seguire tutti i ragazzi che stanno seguendo la Bugamelli verranno denunciati perché non è possibile che noi prendiamo per buono poi Vogliamo essere buoni fino a un certo punto, ma io, se rischio il mio lavoro e non so mettermi il pane a tavola perché mi arrivano delle cavolo di denunce, ok? E vado mm. a finire in un processo per delle false ma denunce mio, e ho dei carichi pendenti, io l'anno prossimo col cazzo mangio con queste, con queste false accuse. Quindi io non lascio passare più nessuno, minorenni, maggiorenni, quant'altro. Venite a spiegare nei tribunali che cosa è successo, poi non so dove li prenderete i soldi per risarcimento perché. E adesso lo dico, apro di nuovo la parentesi, le procure stanno indagando, stanno indagando su ah. me, stanno indagando su Sant'Anico, stanno indagando su tante persone e scopriranno che tutto quello che avete messo in piedi non esiste, non c'è, state attenti, cominciate a scappare dalle vostre chat, ve lo dico, perché quello che state facendo... Si sa, ok? State creando un'associazione a delinquere voi, ok? Siete in un delirio collettivo, siete un poco folli. Calibrate le parole perché anche andare a scrivere che. Giussi ha fatto l'estorsione al Mirko Zeppellini no. che noi facciamo gli atti persegutori alla signorina Francesca Bugamelli, rapimenti per organizzare addirittura l'omicidio. Mi è arrivata adesso anche che vogliamo sfregiarla con l'acido, se ci buttano l'oro da soli, ci fanno una grande cortesia e ce li un po'. Ma io non sono disposto più a far passare nulla di buono perché qui non si scherza, ok? Giussi, siamo scusami. delle persone per bene. Eh. E vi abbiamo detto prima con le buone ah, per mesi di ascoltarci. Ok, poi ovviamente, se voi siete in un meccanismo settario in cui la Bugamelli riesce a tenervi incollati anche 5 ore per non farvi ascoltare le altre campane, tipo che possono essere le vieni, o non vi dicono no, no, da sentite Crime Doors, White Alf, Palle Uomo, la Diva e la Roberta Bruzzone perché quelli sono i cattivi, vi raccontano le bugie. Ok, voi restate intrappolati in una specie di bolla che hanno voluto loro. Quindi state attenti nei guai in cui vi mettete, perché siete giovani, ok? E rispondi... andare a rispondere di certe cose, è grave, oltre poi, questa è la parte legale, ma anche dal lato umano diciamo che c'è un po' di schifo se me lo consentite. Perché questa signora Giussi, che stasera è con noi, era la mamma di tutti che vi colavate lì su Twitch. Esatto, poi, dopo, voi. nelle dirette successive, questa signora è diventata una gran stronza. Scusami, Giussi, non lo penso, e no, no, per no, dire non come so, si è so. voluta la situazione. Fatevi un attimo questi esami di coscienza, se proprio riuscite, perché comunque, allora, sì. ragazzi, 16-17 allora, anni risponde. dovete cominciare una pensare. Allora, eh, vai, perché vai, perché vai. magari ci sono persone piccole, ma anche persone grandi. Ci arriviamo un po' vergognoso, ascoltate sì. sì. il consiglio come un fratello maggiore, ve lo dico così, perché, tra virgolette, con le buone, mi incazzo a metà. Arriviamo mm. a questo, così rispondi a Corbelli, cosa ti dice qualche giorno prima dell'archiviazione? Che tu hai registrato, io non l'ho sentita. Sì, Interessante, poi me la devi mandare. Cosa sì. ti dice? Lui ti chiama, zeppellì Jonathan e che ti dice al telefono? E, e mi dice che appunto ha, ha parlato con o il PM o il giudice, adesso direi una bugia, non, non mi ricordo perché non ce l'ho sotto mano la telefonata, dove dice che sicuramente... Il caso di mio figlio si sarebbe eh, non si sarebbe archiviato, ma bensì sarebbero stati rinviati a giudizio. Okay. Cosa che quando invece eh, dopo un po' mi arriva la richiesta di archiviazione, da oh, prima mi era arrivata ancora la richiesta di archiviazione della PM, mm -hmm. cosa che invece poi siamo stati a Forlì. Con la mia carissima avvocatessa eh, Monreale, Carmelita, e, e insieme siamo stati in camera di consiglio. E, io non, e lì hanno di nuovo, dopo mezz'ora, c'era, si può dire, già la risposta di archiviazione da parte del, de, di un GIP. Dopodiché abbiamo fatto reclamo. Reclamo l'abbiamo fatto semplicemente per fare tutto il decorso. Diciamo per poi andare a Strasburgo, ok? Perché se non fai tutto il, disco, il decorso, che non è la cassazione per queste cose, ma bensì è ad arrivare al, al reclamo, quindi che me lo devo pure pagare io, vabbè. Quando mi arriverà da pagare, lo pagherò. E niente, e tosia, lì... Cosa fai? Così arriviamo a rispondere alla live della signorina. Quindi tu a quel punto. Li blocchi, no, non... eh, mi sono, cioè, ho detto va bene, io non ho più niente a che fare con loro. Ho detto, a questo punto li, gli ho dato dello stronzo logicamente a lui perché tu mi hai detto una cosa così, ma non hai fatto solo del male a me, l'hai fatto anche a Matteo e ce l'ho questo, questo screenshot prima di levarlo del tutto e li blocco, ma io blocco tutti e due. Perché io la Bugamelli proprio non volevo assolutamente bloccarla. Solo che quello che è successo in febbraio non volevo che succedesse a ottobre, no? Perché appena io blocco, mi arriva una diffida da parte dell'avvocato eh, Guglielmelli dicendo che io da, dovevo dare una lettera di scuse. E io ho detto, ma io non devo chiedere scusa a nessuno, ma non sono libera di bloccare chi voglio. Bene, alla sera hanno fatto la live dicendo delle cose che ero io che piangevo dietro a quella live. Lei si poteva buttare tutta la sabbia che voleva negli occhi. Ma ti giuro, quella sera ero io che piangevo prima di tutto perché lasciavo una persona alla quale io volevo bene. Ma a parte questo, tutte le bugie che ha raccontato, veramente ci sono rimasta male perché ha buttato fango, diffamazione, di tutto. Ha parlato solo male di me, ma io di lei. Della de, delle metti di lei dell'avvocato Cullen Melli, eccetera. Io quando avevo bloccato, per me era finito tutto, cioè nel senso che io me ne stavo brava nel mio angolino, no? E finita lì. Io non avrei mai parlato. Non sarei qui con voi adesso. Ok, ma quando mi vedo dire delle cose che io non ho mai fatto. Estorsione, parlato male con le mamme, di fargli di fa può darsi anche, però un momento, al, eh, diciamo che io ho dei vocali e come, come loro hanno dei WhatsApp dei vocali, hanno una telefonata che me l'hanno fatta fare dalla signora Casini al mattino, che poi alla sera hanno fatto la live che comunque io ho detto, ah ecco, poi il discorso della Cazzaniga. Il discorso è così, sono loro, cioè era la Casini che mi cercava a tutti i costi che io presenta gli presentassi la Cazzaniga. E io ho detto, guarda, l'unica maniera e l'unica cosa che ho, ti posso dare il numero di telefono. Mentre con la signora Aura Mettini, perché erano queste due le madri con le quali io mi confrontavo, eh, è successo che Aura Mettini eh, mi disse: Io ho qualche sospetto. E io gli ho detto: Ma quale sospetto? Io ho già dato mille euro all'avvocato eh, Guglielmelli. No, non si fa più sentire. E non sento più nessuno. E quindi gli, è, gli era venuto qualche diciamo, pensiero. Al punto che io gli ho detto, prima di tutto, perché non, riceve, non eh, le mandava i messaggi e l'avvocato Guglielmelli non gli rispondeva. Era anche estate, poteva essere in vacanza, non aveva voglia. In più scriveva email, ma ci aveva il cestino pieno, ma è stata lei a dirmi che gli aveva dato 1000 euro. Io non potevo saperlo, no? che gli aveva sì. dato 1000 euro a Guglielmelli. A questo punto cosa è successo? È successo che gli ho detto: vabbè, dai, vorrà dire che andremo a, non so, a chi l'ha visto, faremo tutti, ma no, di certo che non l'avrei mai fatto, no? Ecco, primo, secondo, la guglia, la, la Francesca veramente mi ha dato veramente questo colpo in testa. Perché io mai mi sarei aspettata che parlasse male di una mamma che tutti se ne sono accorti che ero io. E io in quella live c'ero e quando lei mi diceva: Lo so che ci sei, ma lo sai, io ti voglio bene. Ma cosa mi vuoi bene se poi parli soltanto male di me? Io ti ho voluto bene e non ho mai parlato male di te. Dopo, dopo, logico perché io, io non ci sto, non mi faccio, te l'ho già detto, pestare i piedi, ma non hai potuto raccontare quelle bugie, non è possibile, io ti ho, te lo giuro, guarda, su quello che vuoi Francesca, io ti avevo bloccato perché non volevo più sentire lui, tu me l'avresti passato, ma non solo quello, il 6 mi avete mandato questa, questa diffida è che tu dici anche che io dovevo dare le scuse eccetera eccetera io non ne do scuse se non ci sono motivi io faccio le scuse se ci sono dei motivi se sbaglio ma lì io non avevo sbagliato solo perché ho bloccato delle persone ma sarà mio cioè non sono più libera di bloccare ecco ero anche arrabbiata ti dirò a parte questo a parte questo la stai facendo troppo grossa io personalmente non ho fatto niente di tutto quello che avete detto voi Cioè, intanto con la cazzaniga io non avevo detto assolutamente niente e avevo parlato solo dei due bonifici che uno mi sarebbe dovuto ritornare, infatti non avete visto proprio niente su, su, eh, su Rai 3 e ci avete messo persino di mezzo la ma io mi vedo dopo due giorni e poi mi è arrivato la fine di gennaio, mi vedo una denuncia per estorsione, per, eh, per eh, associazione a delinquere e esatto. per diffamazione. In più, in più, l'associazione la, a delinquere con la dottoressa Buzzone e l'avvocatessa Serena eh, eh, Gasperini. Io manco le conoscevo. Io, la prima volta che ho sentito la signora Buzzone, era perché mi è arrivata questa denuncia. E se permettete, io mi metto in contatto, visto che eravamo noi tre. Ed era il 23 di gennaio del 2023. Quella live era di ottobre del 2022. Quindi, non andate a raccontare cose non vere. E poi e poi Mirco, Mirco zeppellini Alias Benami mi mette su Facebook, ma è normale che io io mi devo difendere in qualche maniera, perché io sono una persona seria. Voi dovete pensare questo che io sono una persona seria È l'unico canale perché voi mi state ascoltare è questo che io ho. Capito? Se io se io a un certo punto, se io a un certo punto mh, eh, come si dice? I post di certo non è che li condivido per avere qualche cosa in cambio, ok? Io i post li, li, li condividevo anche prima di conoscere voi. Quindi non dite cavolate, cioè soprattutto te, Mirko. Ti ho fatto due bonifici. Io ho tutti i documenti in mano della banca, e comunque sappi che io stamattina ho preso, ho denunciato te, la Bugamelli e l'avvocato Guglielmelli, ma non per altro perché mi ha accusato di, di aver parlato male di lui, ma poi a persone che manco conoscevo, a parte la Casini e a parte. La eh, come si chiama eh, la metti? Loro mi, avrebbero, loro mi avrebbero denunciato e qual Ma è poi il reato? Sì, molto... Scusa, uno non può avere un'opinione di, di un'altra persona, la confida a un suo conoscente. Il reato io posso dire a chiunque posso dire che cioè, cosa penso di un altro soggetto, un altro? qual è il reato, mm. cioè, ecco. Eh, Viene da me un idraulico per dire no, mi fa male il lavoro. Io quello lì non lo chiamo più. Se mi viene una mia amica mi dice: Senti, cosa ne dici di quell'idraulico? Lascia perdere perché, no, è, perché è un incapace, giusto? Cioè, ma è normale. Fra di noi si dice così. Ma che voi mi dite che io ho estorto dei soldi, ragazzi? Sono andata dalla guardia di finanza. Avevano visto quello che avete, cioè quello che ha combinato. Zeppelin. Tutti sanno. Quindi non prendete più in giro nessuno. Guglielmelli è stato anche lui eh, da me querelato perché ha detto delle cose non vere. Io non ho mai parlato male di lui. Ciao, Serena. Mai, non mi sono mai permessa di parlare male di, 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 un, uh, di un avvocato che neanche conosco. Io non parlo di nessuno male se non conosco. E poi non vedo perché devo parlare male del professionista. Ognuno lavora come vuole. E come Ma sa... se questo è avvenuto in ambito privato, cioè che tu hai scambiato le confidenze con i singoli, non si può mancare rapportare a diffamazione. Tu puoi anche pensare senza alcun motivo che una persona ti stia sulle bip, Ok. Ma qual è il reato? Io posso pensare liberamente quel che voglio di un soggetto se mi confido con un mio conoscente, ma dove sta il reato? Se ovviamente poi uno lo fa in pubblica piazza senza un motivo, ne risponderà. Ma diciamo sì. che tu i motivi. Ne avevi, no? Ce li stai raccontando stasera. Quindi, io spero che siano loro poi a dover rispondere di tutto quello che stanno architettando, che continuano ad architettare. Perché noi <ride> non ci fermeremo da raccontare tutto quello che è successo e ce ne saranno tanti altri, qua giustamente dicono che ormai questa Bugamelli, Mirko Zeppellini hanno più denunce che video su YouTube e sarà così, continueranno ad arrivare. Perché. No, ma io stamattina, non... al finanziere, io ho detto, segnale, perché... il signor Zeppellini la deve smettere di truffare le famiglie. Quindi bisogna lavorare per farvi chiudere tutti i siti. Ve lo giuro, ho detto così, o oh, tu Francesca sei brava nel fare le live, sei brava nel fare, diciamo, TG Crime e queste cose qui, sei anche simpatica, ma fai quello. DMT, tu proprio non ne devi parlare, non ne devi parlare perché allora tu ti fai complice. Sì. Fai complice, fai il suo gioco, continua così Francesca. E comunque ti ho spiegato il perché adesso io ti ho bloccata, di certo non perché ti volevo male. Quindi eh, sollevati e sicuramente l'amore giallo, vediamo. Però tu non mi dovevi trattare così. Io ho 64 anni, non sono nata ieri. E non mi nascondo dietro la morte di un figlio, capisci? Purtroppo è quello che, che fa male, no? Che, che le persone le abbiano creduto sulla parola senza farsi due domande. E poi io mi chiedo, no? Se tu non sei M-Team, se tu non vivi con uh, Zeppellini, no? Cioè, non è che se io domani eh, lavoro con Giovanni e Giovanni ha un problema con... Uh, Palle Woman, e, e io so che palle Woman è una persona sensibile che è stata male, io ci sono stata amica. Cioè, non è che perché ha fatto un torto a Giovanni, io mi metto lì e comincio a ad inveire, a andarle contro. cioè Io ho una persona che poco prima chiamavo mamma. Ok, sarà stato un modo, sì, e un modo, diciamo, per fare scena, Anchevole. però perché lei cioè, è una mamma, eh. esatto. Ma mamma ce l'ha, eh? Esatto, come fai poi a prestarti a questo circo e dire che ci sei rimasto tanto male, tutto quanto, e soprattutto come fai a dire che voleva fare un'estorsione, ragazzi. Cioè, no, ho già no, detto, io ho promesso eh, alle mamme se parlavano male di andare esatto. a fare ah, di, di, questa cosa bellissima, perché poi Giovanni un elemento che torna, no? Che poi la denuncia non viene fatta a Giussi cioè viene fatta in concorso Giussi, Bruzzone, <ride> Gasperini Mi che all'epoca dei fatti non si parlavano perché? secondo la loro testa malata perché bisogna essere malati per pensare ah, cosa fare, eh? la Bruzzone in, in combutta con la Gasperini che non si capisce quale sia il motivo perché la Gasperini passa il suo tempo in aula di tribunale non in televisione certo. avevano diciamo ehm, in in eh, Promesso a Giusi di lasciare eh, chiedere di lasciare me team di farlo lasciare anche alle altre madri per passare a, a pista fredda che si occupa e di. Io non parte. so proprio che cos'è pista fredda pista, io e in cambio ce l'avevano messo in mezzo pure la giornalista di chi l'ha visto, perché per fare le compassate a chi l'ha visto, ragazzi. Io la... non lo so, la Però con l'appoggio è... della signora Sciarelli esatto, ora io vi voglio bene cioè Serena, io vi voglio bene anche a Roberta, no? però, Dio santo, cioè Roberta alle due prendi la Rai e te la vedi in televisione alle cinque prendi cioè, accendi la tv e te la trovi di nuovo qua ma veramente potete pensare che la aveva bisogno del caso di Matteo Iozzi per andare a chi l'ha visto? cioè ragazzi, ma, ma in, che, in che mondo vivete? cioè quella non c'ha più anche il tempo, ogni giorno è questo forse il grande problema che Spinge gli accoliti di, di Zeppellini a, a venirci a massacrare, quella non c'ha neanche il tempo di rasparsi la testa. Ogni giorno la vedete che pubblica oggi qui oggi lì, oggi lì Master. e da una parte si collega dal, dal bagno col telefonino per essere presente sulle <ride> trasmissioni di Rai. RAI, vedi che complotto per fare che cosa? Per portare a chi l'ha visto, Giussi, che già, tra l'altro, il servizio due volte c'era andato a chi l'ha visto, ragazzi? Sì. Ma cioè allora Moni, no, problema, io dovevo sì, pensare le mamme a chi l'ha visto e che loro sarebbero state la criminologa e così l'avvocatessa loro. Cosa che io, cioè, io so che la Mettini era con la Gasperini. E cosa faccio? La faccio ritornare dalla Gasperini? Non ho capito io questo. Che la Casini voleva. La, eh, la mia avvocatessa ma la mia avvocatessa poverina non ha accettato non per altro i motivi la signora casini li sa ok ma io non ho mai detto vai da questo avvocato vai da quell'avvocato no lascia i team vai lì però io voglio, voglio sentirli questi vocali che dicono loro avvocato guglielmelli la pregherei anche se sono in tribunale ma non c'è problema me le faccia sentire perché io le voglio sentire momento io le sento le ascolto e appena saranno in mano mia io le faccio periziare, eh? che io so <ride> io so perché capisce io non ho più fiducia tagli e cuci chiunque è capace eh? quindi Tirate fuori queste mie vocali. Vi do io il permesso di tirarli fuori, mm, le, le voglio solo ascoltare. E poi vediamo quando saranno nelle mie mani, se sono come dico io, nel senso che è vero che ho detto quelle cose, io sono la prima ad ammetterlo, non sono una bugiata come voi. Mm? Ma prima eh, perché mi prima... avete creato una situazione. Che mi avete fatto stendere per terra non era riuscita la morte di mio figlio e io da mercoledì sarò dallo psichiatra adesso sì che mi puoi dire prendi le medicine o lo iodio o che cos'era o l'ilio sì, però una... posso dire una cosa anche in questa situazione che è quello che è successo nell'altra volta queste poi altre famiglie no delle vittime ma manco si discosse. nel Dicono, guardate che non è vero questo, cioè così come noi li minacciavamo, così come avevamo contattato, io non ho mai sentito nessuno di loro dire, ma guardate che, che l'Angela, la Demma, chi che sia, non ci hanno mai contattati, non ci hanno mai minacciato. La stessa cosa con te, No, potrebbero dire, guardate che non, non, non ci ha detto di dovervi lasciare, di dovervi fare e quant'altro. Anche questo mi dispiace, purtroppo eh, sarò duro a dirlo, ma io la penso così. No, cioè, la, la, la... Ma, un Laura Mettini. Dice che io sono gelosa mm. perché divorzio, i, i loro casi devono essere ancora definiti certo. e quindi io voglio mettere in cattiva luce e metti. Momento, io sarei la più felice del mondo che riescano a dare i. Gip, che sia il giudice dica rinviate a giudizio è normale una mamma si aspetta questo ma io sono la prima a esserne felice non eh. sono gelosa solamente perché è andato in archivio mio figlio mio figlio tanto avrà la sua parte di giustizia ma a modo mio non a modo vostro ok perché a modo mio penso di farcela. Quanta cattiveria. Sì. Forse il dolore poi a un certo punto rende cattivi, io non lo so. No, ma ti rendi conto che io per venire qui davanti stasera mi sono presa un calmante? Perché mi vedi così? Perché. Per Beh, affrontare... Però io l'ho voluto fare tu, eh? che poi pensano che ti sfruttiamo, che, cioè che me lo dici da un sacco no, di sono tempo. Sono stata io a chiedervelo. Come, come alle iene, mi sono presentata io. Nessuno mi è venuto a cercare, sono io che ho telefonato alla Rei e di Rivier e sono andata fino a Milano. Ma non per Questo poi è... fare un giro, hai mi avuto grande coraggio perché tu lo sai adesso che cosa ti si scaglierà contro, no? soprattutto dopo questa diretta che Ma sicuramente certo, ascolteranno. E poi, scusami, andranno per giù ancora trovo di provare più che, che tu li hai diffamati, che io li perseguito, tutto quello che vuoi c'è solo un modo, eh, dimostrare che noi ci sbagliamo, che M Team esiste, cioè non c'è altro modo, eh, e lo devono dimostrare loro, e, e come questa storia degli speciali che sta male, tutta questa sceneggiata che poi ogni sera va in onda, e qualcuno lo suggeriva nel gruppo, no? Cioè non ci vuole molto, non c'è bisogno che ti guardi le iene, perché tu puoi montare tutti i servizi che vuoi, tutte le panzane che vuoi, ma fino a che tu non vai col tuo cellulare, che magari inquadri i pavimenti, la, la testa non la fai vedere delle persone, no? E vai negli uffici di M-Team, quelli dove hai rubato la tazza, e saluti il portiere giù e ti dice, ah, e ti dice, sì, qui c'è M-Team in inglese. Fino a che non ci fai parlare con qualcuno che non abbia la voce di Mirko Zeppellini e che parli un inglese perfetto e sì, che sia sì. sì, ah, il ragioniere di M-Team. Sì. Il, quello che fa le pulizie negli uffici di M Team, il consulente, cioè, fino a che non fai questo, se proprio vuoi raccontare la stronzata che non ci puoi mettere davanti Mirko Zeppellini, John Peschiera e Jonathan Benami. Perché sono eh, devono tutelarsi perché sono dei, degli agenti segreti, e puoi fare l'altro, non c'è bisogno che smonti il servizio delle Iene. Tu vai negli uffici di M Team, ci fai parlare con M Team. Senza farceli vedere in volto. Ci fai parlare con i casi risolti di M-Team. Ce ne sarà uno in America, no? Perché non chiedete questo, ragazzi, se ci siete qui, voi che, che sovvenzionate questa truffatrice, perché adesso lo dico, denunciami. Dimostralo. Dimostralo che io ti sto dicendo una cosa che non è. Quindi, ragazzi, chiedetegli questo. Cioè, un caso ci sarà in cui c'è il team americano. Google esiste da ormai da più di, di... ci sono i casi del 2013, no? Ci saranno. Cioè perché sul giornale italiano, su Repubblica, si può menzionare Metim e negli altri stati, visto che loro parlano in tutto il mondo, non c'è un giornale che li cita? Non c'è uno? Un Infatti. caso? Un signore? Questo serve. Non serve smontare tre ore di servizio delle Iene. Perché il punto non sposta M-Team non esiste, lascia stare il passato di Mirko Zeppellini, dimenticatelo: è un povero Mirko Zeppellini, è un povero disgraziato. È uno che faceva la gente della CIA e l'hanno messo in campo, vabbè, può essere. Ma M-Team chi è? Dove è M-Team? Fateci vedere M-Team, non in volto? Fateci vedere gli uffici, fateci vedere i collaboratori, fateci rivedere dal busto in giù fateci sentire qualcuno che parla in americano no, in dal busto in giù no? Ma adesso Monica ti dico una cosa secondo me non servirebbe più Dai, cioè, posso oggi andare a prendere un po' d'acqua metti... vai vai, vai, vai se mettessero in piedi l'M Team che finalmente si presenta, io non ci crederei più, perché innanzitutto non abbiamo modo di verificare quanto è stato fondato questo marchio, se c'è quant'altro. Quindi non è che noi abbiamo una specie di statuto dove dice: "Questi sono i soci, fondano l'M Team nel 2016, no per dire". Poi si sostituisce questo oggi 2023 si toglie questo subentra quest'altro socio, quest'altro consulente, non avendo atti del genere da controllare loro per me adesso possono metterla anche in piedi domani l'M Team può uscire anche la sede di M Team nel settantinesimo piano sottoterra dell'area 51 del Nevada adesso può uscire non ci crederei l'M Team penserei e dico la verità che è un qualcosa che è stato messo in piedi apposta per andare a smentire come tutte le altre bugie che sta dando questo fatto della rifugiata politica e ci ritorniamo a mercoledì su questo punto, ok? Nella live che faremo mercoledì e ci ritorniamo. Però adesso se dovessero mettere, mh, diciamo, anche questi investigatori come hai detto tu, che vengono a parlare con la voce uh, dell'uomo che abbiamo sentito al telefono, io comunque non ci crederei, perché non essendo tracciabile l'attività di queste team, Possono metterla qualunque. Una cosa sulla quale voglio portare a ragionare chi ha seguito sia Bugamelli che noi è una cosa. Ma ci avete fatto che di volta in volta questi componenti dell'M-Team cambiavano in base all'avvocato che era disponibile nelle live, no? Abbiamo visto uh, Marinelli, no? Ad esempio, mi viene lì in quel momento era stato quasi, uh, come si dice, un, un membro di questo... M Team anche se poi giustamente lì non dava appoggio perché riguardando le vecchie live, no? Veniva, eh, cioè veniva messo il discorso in una maniera un po' generica. No, si parlava eh, di persone che insultano altre su Facebook. Allora, queste sono le persone che il reato stanno compiendo. è Logico che messa così un avvocato gli dice: Sì, ti stanno facendo gli atti persecutori. No, quindi per dire di volta in volta venivano utilizzati dei componenti diversi, ma effettivamente questi sono componenti sono volata via. Ecco. No, ma comunque a parte tutto, no? io dico, a me dispiace perché io sono la prima a volere la pace e non la guerra. Io sono fatta così. A me piace essere, come posso dire, eh, essere in pace con tutti. Io so che molti non amano che io stia qui. Ma io sono qui, prima di tutto, perché mi sono sentita accolta. Prima. Seconda cosa, sono qui perché è un modo per poter, per poter veramente parlare con chi deve sentire le mie parole. E ringrazio l'Angela ed Emma perché mi hanno Grazie dato questa possibilità. Io voglio bene alle persone come Santina, come... Come la, come, come la mia avvocatessa, che devo dire questo, che Jonathan Benami gli doveva 1500 euro. Io personalmente avevo già dato i 1500 euro alla avvocatessa, ok? Lei doveva riceverli da, dal signor Jonathan, ma dal signor Jonathan non ha ricevuto nulla e pur di non far venire fuori diciamo un casino perché io non l'avrei mai accettata indietro quei soldi dall'avvocatessa perché nessuno lavora per la gloria me li ha restituiti ecco perché lo zeppellini mi ha truffato 3.060 euro più 180 euro compreso perché lei si è sacrificata, lei ha fatto veramente il pro bono. Eh? Lei sì, voi no. È vero che io una volta ho detto un qualcosa nella live che ora non mi ricordo, che ero con te Francesca, che mi hai fatto una domanda e, e, e ho detto di no, non mi ricordo più, ma me lo vado a vedere poi perché io non voglio dire bugie. Ma era tutta un'altra cosa. Poi io mi sono, mi sono messa in contatto. Ah, ecco, e vi avevo detto perché mi avete fatto questa domanda? Perché io ho pagato. Non è vero che non ah, ho pagato, ecco, però me l'hai chiesto alla fine del racconto di mio figlio. Io in quel momento non ci capivo più niente. È vero che Ed erano detto... domande che voi facevate. Beh, ecco. io devo... Tu l'hai hai detto all'inizio, detto... Francesca, Paga? io non ce l'avevo assolutamente con te. Hai sbagliato... Giusto, tutto. Secondo te che rapporto lavorativo c'era appunto quindi tra Zeppellini e Bugamelli? Mi cioè? hai fatto passare per quella che io non sono. Prego. Non so se leggi la domanda, ci chiedono alla fine che rapporto c'è tra questo Zeppellini e Bugamelli, che ruolo hanno avuto nel rapportarsi con voi, mamme e clienti. Nessuno metto, parla più interazioni... di voi. Era, era diciamo non, non, forse non ci senti. non sento eh, forse ci se sto il microfono perché noi stiamo parlando non sento niente eh, si vede che sei uscito prova ad uscire a rientrare prova... non sento. Ah, è... Allora, proviamo a scrivere esco e dentro sì vai sì. vai in tutto questo ragazzi sapete la cosa interessante qual è no che vedrete non so se li farà questi speciali, no? Ma la cosa bellissima è che eh, smonta noi, no? Perché noi ci può diffamare, può fare quello che vuole in Italia. Tanto noi denunciamo e lei sta all'estero, pagano qui i quattro stupidi che rimangono in Italia, no? Vedete Mi se sentite? però... Va... Non ti sento. Però... Non ti sento. È strano però. Però vedete se va a parlare male di, di Newberg. No. Vedete non se va sento. a parlare del, dello studio Legale Rodenhaus House? Giussi, eh. prova a vedere se hai messo il eh, però non ci sente. Quindi come faccio a spiegare Non sento. Aspetta, non so se può leggere. No? Voi mi sentite? Sì, e io a voi no. Allora. Comunque. Se mi sentite, volevo dire l'ultima cosa, poi continuate dai, dai. voi con la vostra cosa, eccetera. Allora, eh, io parlo per quello che, diciamo, sento io. Io voglio un sacco di bene sia alla Santina che alla mia avvocatessa. Io le difenderò fino in fondo. Ma è una mia è una mia cosa che sento è mia gli altri possono fare e dire quello che vogliono perché qui siamo liberi mi sembra no? non siamo all'M Team e io amo queste persone amo tutti però queste persone mi sono state veramente vicino nel momento del bisogno basta va bene, visto che tu non ci senti non ti sento allora ti salutiamo, ti mandiamo a dormire. Ciao, grazie. Pacio. Ciao, È così. e così. Pensate un po', no? Eh, per ricollegarci a quello che ha detto. Lei ci tiene sempre a difendere la, la mamma di Mario Biondo e il suo avvocato, no? nonostante magari chi guarda da questa parte e non conosce la loro versione dei fatti, perché realmente non l'hanno mai fornita. È difficile cioè, capire il motivo per cui lei li difenda, no? e, mh, però cioè, è, questo vi dimostra quanto sia una persona buona e sia una persona genuina, che è quello che faceva anche prima. Cioè, mh, pensate che lei non sapeva che l'avessero denunciata, e pensava che fosse solo una diffida e lei comunque in qualche modo la difendeva anche la, la Bugamelli perché non l'aveva vista questa diretta di ottobre perché lei fa una diretta in cui parla male di, questi, di, di questa mamma anche se non dice che è mamma Giussi e non la ripubblica su YouTube la pubblica solo a gennaio quando noi facciamo sentire la telefonata quindi Giussi non lo sapeva non sapeva della denuncia non sapeva che lei aveva fatto questa diretta contro di lei Mamma mia, Giovanni, mi hai fatto spaventare, che cos'è. Non lo so, comunque. <ride> insomma, e poi si, ri, si, si è ritrovata così? Cioè, non solo che è truffata, ma anche maltrattata, cioè diffamata, denu falsamente denunciata. Ragazzi, falsamente da Jonathan Benami che non esiste, cioè è stata denunciata da Jonathan Benami. Cioè, vi rendete conto? E non denunciata tanto per dire, cioè hanno fatto le indagini, hanno chiamato le persone, cioè, e, e, e hanno pure il coraggio di mandare. Ma poi, ragazzi, la follia, no? Pubblica la, la mail della Cazzaniga perché il caro Zeppellini, no? Mi ha fatto buttare giù il video e, e quindi non si sente l'audio la, della telefonata, quindi pensa che è la gente la memoria corta e non lo sa, però molte persone quel video l'hanno visto e io l'audio ve lo riproporrò è lui che la obbliga a scrivere quella mail è lui quindi insomma e vi, vi manipola cerca di cambiare le cose e, ed è un continuo, un continuo è ogni giorno e noi purtroppo vorremmo occuparci di altro vorremmo vederli in galera e basta cioè, io voglio dire questo l'abbiamo detto all'inizio eh, lo hanno scritto i ragazzi di fermiamo i truffatori di m team noi non vogliamo farti del male francesca bugamelli noi vogliamo che tu la finisca e che paghi per il male che hai fatto ma paghi attraverso i tribunali cioè nei, il sogno è di vederti in galera è un po difficile anche se cominci a, a sommare tante di quelle eh, denunce e tante di quelle persone che ti hanno denunciato, che forse a un certo punto, per somma di reati, potremmo anche vederlo questo momento in cui andrai in carcere. Noi non ti vogliamo vedere finita. Eh, no, no, noi vogliamo solo che paghi, che la smetti di sovvenzionare, cioè di, di foraggiare questa truffa, perché MTM è una truffa, e, e che la giustizia faccia il suo corso. Noi non ti vogliamo vedere assolutamente sfregiata con l'acido o che ti vuoi ammazzare tutte queste cose che ogni giorno dici che, eh, e continui. Tu che sei del mestiere? Raga, non si può sentire tu che sei del mestiere? Eh, non lo so, guarda, la, lo Stalking è dai due anni a salire. Quindi adesso siamo io, c'è la dottoressa Bruzzone, c'è l'Angella. C'è anche l'avvocato Catania e quindi fai un po' i tuoi conti. Poi ci sono le truffe, ragazzi, perché Gi Giuseppe l'ha detto poco fa: non è che ha denunciato Zeppellini, perché non è solo Zeppellini che l'ha truffata. Tra l'altro, ragazzi, se tu truffi e io mi adopero per questo a coprire la truffa e poi vivo insieme con te e, e compriamo una casa insieme, sono complice, cioè non è che eh, me la posso vedere un po'. Eh, tanto non me, non me lo posso giocare come ruolo, ecco. Quindi insomma, vedremo ammesso che torni mai in Italia. Perché probabilmente lei ormai fa così perché sa che non tornerà mai. Quindi, lui che l'arrestino lo speriamo ogni giorno, speriamo che l'indagine di Napoli Nord porti a questo. Ah, sì, c'è anche l'Allocrime crime che l'ha denunciata esattamente. Quindi noi speriamo che l'indagine porti a questo e che comunque l'arrestino anche le denunce che ha fatto da Ray negli Stati Uniti, eh, perché anche lì ci muoviamo. Sant'Anico chiama l'FBI, abbiamo fatto le segnalazioni, abbiamo fatto sapere ai suoi creditori che, mh, che lui ha comprato una casa co con i soldi delle truffe. Insomma, noi ci proviamo, che noi li vogliamo vedere in galera, vivi e vegeti in galera. concorso, bravo avvocato Casperini meno male, quello che vediamo aspettiamo tutti questa, questa cosa poi un'altra cosa che volevo dire no? che questo riguarda ieri sera perché mh, ieri eh, sono stata informata del fatto che eh, si è lamentata ovviamente con la sua sceneggiata famosa no? che un suo consulente John sicuramente ha parlato con un ispettore io spero che non sia vero ragazzi però se dovesse essere vero lei ha fatto questa sceneggiata in cui ha detto che una donna cioè perché l'ispettore le ha risposto che va là cioè non è che rischia la vita se una una che va in live tutte le sere lei chiaramente ha messo la parte importante perché se qualcuno le ha risposto così le ha risposto così che se tu hai paura non vai in live a provocare le persone e Francesca mi rivolgo a te lo dimostro ogni giorno, no? Perché tu non hai paura di noi. Non hai paura di Monica D'Emma, di Roberta Bruzzone, di Serena Gasperini, di Giovanni L'Angella, non hai paura di noi, perché sai che noi parliamo a un pubblico che non è il tuo. E quindi tu non hai paura di noi, perché a te non fanno paura le denunce. A te fa paura perdere i consensi. E quindi tu hai paura di Francesco Catania che hai nominato una volta, ma poi nomini l'avvocato, hai paura della diva del tubo che non esiste. Hai paura del cerbero, parli dei colleghi in via diciamo generale ma non ti soffermi tanto. Di loro che hai paura, te le guardi bene da fare il nome perché questo voleva dirti rispettore Perché se tu hai paura di qualcuno, non lo provochi ed è quello che tu fai perché hai paura. Perché hai paura che quelle persone che hanno il potere di arrivare ai tuoi follower si incazzino e quindi non li nomini. Questo è avere paura di me, che metti la mia foto e di... non hai paura di me perché tanto tu sei lì e stai tranquillo per te. Quello è dissing, tu mi nomini, io ti nomino, no? E quindi fai, fai le views, fai le sub della diva. Hai paura della diva? Hai paura del cerbero? Hai paura di loro? Hai paura, tanta paura. Non hai mai detto il loro nome, mai parli dei colleghi. Ma parli dei colleghi che salgono sul carro, cioè non che ti insultano, che ti perseguitano, che partecipano, perché non ti vogliono bene. Quindi non hanno una parte attiva, no? È come se fossero trascinati, non li accusi. Perché non fai i loro nomi? Perché non parli la diva, della diva del tubo? Perché non parli male di lei? Perché non dici ai tuoi follower che la diva del tubo ti, ti perseguita, no? ti stalkerizza, che ti vuole vedere morta. Perché non lo dici? Questo è diciamo eh, quello che volevo dire. Ti togli i followers con la detto. Esatto. Sì, ragazzi, non medito, leggo attentamente i vostri commenti perché sono molto molto interessanti. che Ripeto, mh, vedere che tutti quanti state riuscendo finalmente a vedere quello che abbiamo visto noi vedete, mi tranquillizza e non poco e per fortuna in realtà sono pochi quelli che ormai sono eh, rimasti sotto l'incantesimo Bucamelli fortunatamente perché vedo che ogni giorno si svegliano sempre più persone all'inizio diretta come dicevo ringraziato anche gli altri ragazzi di Twitch che stanno aiutandoci un attimino a far capire che cosa è questa e eh, la, la sua portavoce ma ovviamente non li conoscevo tutti, ho conosciuto, forse dovrei vergognarmi perché sono su Twitch da, da un annetto, non conoscevo i ragazzi del Cerbero, non conoscevo bene le dinamiche di YouTube, ed ecco a voi, ero metti a bonda perché avevo la sorpresa in realtà, Ve la...